Good morning, everybody. I will try to have two different statements, one in English and the other one with the same words, but in Italian for the Italian press present here. I am so glad for this visit here in Kuwait. It's for me is really a big success for many reasons. Of course, the first reason is the big link among our two countries. Italy and Kuwait were together in 90 and 91 fighting against the Iraq invasion. Italy and Kuwait were together in this important war of freedom, and at the end of this visit I will be very happy to reaffirm the strengthening and the strict relationship between our two countries. In 91 we built together an historic moment of freedom in our recent history. And today I'm very happy to celebrate also here the 50th anniversary of the establishment of the bilateral diplomatic relations. 50 years, it's a long time. We are longtime friends. And this friendship was demonstrated by also the discussions we had this morning, very positive, fruitful discussions, and very concrete one. I was, of course, very honored to have the possibility to speak with His Highness the Emir, and of course also the talks with the Prime Minister, His Highness the Prime Minister, and the delegation. We discussed about, of course, many important regional affairs scenarios. We shared our views about the risk of the instability in the region and the need to work for a peaceful process after Geneva II in Syria and for the Syria's war. And of course, we hope to have good and positive steps for dialogue, internal dialogue, both in Egypt and, of course, we shared also our worries about what's going on in Iraq in this period, in this very period. We discussed also about Tunisia and Libya. Tunisia, next Friday will be an important event in Tunisia because we will have next Friday the celebration for the change of the constitution in Tunisia. Italy will be present to this ceremony. And we discussed also about Libya, our worries, our common worries about the fact that the institutional building process there is a very weak one, and we need to push and to help them to build a state. The only way to have a good cooperation, but also to bring stability in the Mediterranean. But of course, our meeting was a meeting, and my visit was a visit based also on many important economic fields. We had important discussions, important talks about many important fields, about energy, first of all. We are ready to push and to help to sustain important agreements and good cooperation between Kuwait and Italian companies.
companies on oil and gas, both in Italy, in Kuwait, and in third countries, first of all. We had very positive talks also about the long-term Eurofighter dossier that Italy leads jointly with the UK, Germany, and Spain here since many months, and I'm very optimistic for the future of this dossier. We discussed also about cultural cooperation on many issues. The two ambassadors will work on these issues, and I'm very glad, and I would like to thank very much the very concrete and positive work that the two ambassadors, the ambassador here, the Italian ambassador here in Kuwait, and the Kuwaitian ambassador to Italy are doing. We announced also, and I will repeat it in Italian because it's a really great announcement, and for me and for us is the most important event of this Gulf trip, with also, of course, the discussions we had in the Emirates about the future of Alitalia. But the most important event is the announcement that I'm ready to do this morning of this agreement between KIA, the oldest sovereign fund in the world, that is here in Kuwait, and Cassa Depositi e Prestiti and the Fondo Strategico Italiano, of a very important deal, the most important deal that we never had, an agreement about 500 million euros of investment of KIA in the Fondo Strategico Italiano for supporting Italian companies. That is very important for us. I'm very glad to make this announcement. Is the final announcement of this visit, but I think it's a sort of final firework that is for us and for me very, very important. It's the demonstration of our good cooperation, and I would like to thank, first of all, the Kuwaitian authorities, first of all, the KIA leadership. They decided to trust in Italy, and they are right. They were right to trust in Italy, because Italy is a trustable country, and we will demonstrate that. Aggiungo in italiano una parte, perché è talmente importante quello che abbiamo discusso e realizzato qui in questa visita in Kuwait ieri e oggi, che merita, credo, i discorsi delle grandi occasioni. Siamo in grado di annunciare oggi per la prima volta, dopo un negoziato che è durato diverse settimane, ma la finalizzazione oggi siamo stati in grado di farla con un importante accordo con le nostre controparti kuwaitiane, il Fondo Strategico del Kuwait, che è il più antico dei fondi strategici, dei fondi sovrani, ha deciso di fare un investimento sull'Italia come non era mai stato fatto fino ad oggi. Ha deciso di investire 500 milioni di euro messi subito, tutto d'un colpo, denaro contante, come si suol dire, per capitalizzare il Fondo Strategico Italiano della Cassa Depositi e Prestiti. Questi soldi saranno gestiti dal Fondo Strategico Italiano per capitalizzare, rilanciare, aiutare le imprese italiane. 500 milioni di euro, tutto d'un colpo, è una notizia come non ci aspettavamo di riuscire a dare, e siamo felici di riuscire a dare, perché questo ha dimostrato che l'Italia è un paese affidabile, ha dimostrato che il più antico fondo sovrano ha deciso di fare un investimento così importante, tutto d'un colpo, sulle imprese italiane. Se ha fatto così, vuol dire che ha creduto alla stabilità
e alla fiducia nel nostro Paese. 500 milioni di euro sono tanti, tanti, tanti soldi che serviranno alle imprese italiane a essere più forti, alle imprese italiane a capitalizzarsi, a superare quei problemi di credit crunch che molto spesso in Italia in questi ultimi tempi ci sono stati. Fatemi dire che questa scelta e questi soldi che riportiamo a casa sono la migliore risposta al disfattismo imperante nel nostro Paese. È il segno che fuori dall'Italia credono nelle possibilità dell'Italia. Ed è il segno che lavorando gli obiettivi si raggiungono e i risultati si raggiungono. Questi soldi serviranno alle nostre imprese, creeranno tanti posti di lavoro. Questi soldi naturalmente saranno utilizzati nel migliore dei modi per aiutare il tessuto industriale italiano. E parlano i fatti, non i discorsi, e credo che questa sia la cosa principale. Quindi torno a casa e torniamo a casa con delle realizzazioni assolutamente uniche, e questo colpo finale sa di fuochi d'artificio, perché è sicuramente il colpo che sarà e renderà più interessante per tutte le imprese italiane che hanno voglia di crescere questa realizzazione così importante e così significativa. Ovviamente attorno a questo, che è di gran lunga l'evento più significativo, ci sono state tutta una serie di importanti discussioni e di importanti accordi. Discussioni su questioni singole, su collaborazioni che stiamo avendo, molto positive, molto importanti, dal campo dell'energia, abbiamo discusso di cooperazioni nel campo culturale e naturalmente il grandissimo, importantissimo dossier che vede insieme il consorzio guidato dall'Italia, insieme a Francia, scusate, insieme a Germania, Gran Bretagna e Spagna, che ha visto e mi vede ottimista sull'esito futuro di questo importantissimo accordo per l'industria italiana e per il futuro dei nostri stabilimenti in molte parti del nostro Paese. E quindi concludo a ringraziare tutti coloro della ampia e importante delegazione italiana che hanno lavorato in queste settimane per arrivare a questi risultati. Sono risultati significativi, è la dimostrazione tutto questo che il sistema Italia funziona. Quando l'Italia lavora con un gioco di squadra come quello che si è fatto qui, i risultati ci sono. Sono molto contento di tornare a casa con questi risultati. Voglio concludere con una considerazione. Ho letto in questi giorni molti ragionamenti sulla distinzione tra politica interna e politica estera. Questa è politica interna, questa è politica economica interna, questa è politica industriale, questa è politica di sviluppo del nostro Paese. Il nostro Paese non si ferma nei confini nazionali. Il nostro Paese oggi è il mondo e l'Italia nel mondo è in grado di svilupparsi se ottiene questi risultati. Quindi io sono molto contento di questi risultati, di riportarli in Italia, perché questi sono risultati di politica interna e di questo sono contento, perché sono convinto che così come i paesi del Golfo hanno deciso di investire sull'Italia e hanno deciso di fare investimenti molto, molto impegnativi, questi investimenti daranno ancora più fiducia al nostro Paese e saranno in grado, sono sicuro, di realizzare tanti posti di lavoro e di spingere ancora di più la crescita. Credo che questi investimenti possano fortemente aiutare i tassi di crescita del nostro Paese. Mi fermo qui e chiedo se ci sono domande. Are there any questions? The role of your country in this countries,
Excellency, we can ask you about the new investment, Italian investment in Kuwait. Thank you. I'm sorry, I'm Samira from Nahar newspaper, Daily Kuwait newspaper. Thank you. Thank you so much. Italy's role is always in the area, in the region, a role joint with our allies. We are a country with a big multilateral approach. We think that the only approach, the only winning approach towards difficult situations is a multilateral one. This is why we worked, for instance, on Syria with our allies to reach Geneva II conference, and we will work on trying to help the establishment and the respect of human rights there. We had an important conference in Rome. We held an important conference in Rome some days ago on this issue. Of course, a multilateral conference, because we think that the multilateral approach is the only one. The same we are doing in Libya, of course. We are trying to organize and to train the military forces, border police control, but always in agreement with our allies. And of course, the same we are trying to do in the rest of the region, because we think that it's necessary to continue to work together. Of course, and we will do all our best. I'm here in Kuwait because we think that our oldest ally, that is Kuwait, is one country playing a crucial and a specific role in the region, helping for the stabilization of the region. And this is why we think that Kuwait's role for us is so important, first of all, for helping the stabilization of the region. And of course, we will discuss after this visit on how to strengthen and to build again and again new investments, Italian investments here. In the final declaration, you will find a lot of very specific aspect, and you will easily read there the final declaration that will be given to you in some minutes after the end of the visit. You will find there a lot of common activities, and really, I'm at the end of this visit, I'm very glad and very happy for the result. The success of this visit is in the concrete improvement, and also in the warm, very warm welcome that I received, and the discussion, very good discussions that we had. Hi, yes, this is Jamie Etheridge with the Kuwait Times. I'm wondering if you could give us a little bit more detail about the KIA deal. You said 500 million euros, and could you discuss, I missed the name of the company, the Italian company. Thank you. If you want, you can have later on more details with the Italian counterparts. They are here in the first row. Is an agreement between the two sovereign fund, KIA, and the Fondo Strategico Italiano. Fondo Strategico Italiano is the fund inside Cassa Depositi e Prestiti, which is the investment state Italian bank, with the aim of investing in Italian companies, in industrial activities, in SMEs also, of course, but first of all in Italian companies. So is an industrial push, I think, very important for capitalizing Italian industries, and this agreement is
will be announced today. My announcement is a sort of pre-announcement, and this agreement will be finalized in the next hours. So you will find all the details, and it will be immediate. So this 5 million euros will be there, and Fondo Strategico Italiano will be able to decide how to use it as soon as possible. Khaled from Al Kuwaitiya newspaper. I want to ask you about the military cooperation. Is there any new agreements in this field? And what about Eurofighter? Any agreement for this plane with Kuwait? Of course, we discussed also this very important deal. We discussed the new aspects. Of course, it's not my job to be and to enter in the details of the contracts, but the discussion was a positive one, and I am, I would say, optimistic for a positive finalization of this big, important deal between Kuwait from one side and Italy, UK, Germany, and Spain on the other side. It will help and strengthen the relationship between our two countries, and very optimistic on the positive finalization as soon as possible of the deal. Angelo Polimeno del TG1. Presidente, lei ci ha appena illustrato con comprensibile soddisfazione questi risultati ottenuti qui e nella missione in generale. Ha sottolineato che questa è la vera politica interna e che l'Italia deve essere meno disfattista e avere più fiducia in se stesso. Ecco, le chiedo, al suo rientro a Roma è previsto la direzione del Partito Democratico, approfitterà di questa occasione per andare davanti al suo partito e chiedere un sostegno ancora più convinto al suo governo? Io torno a Roma dopo questi giorni nei paesi del Golfo, ancora più determinato che la strada che abbiamo intrapreso per far ripartire il nostro paese è quella giusta, perché questi paesi, che sono oggi il polmone finanziario del mondo, sono paesi che hanno deciso di scommettere sull'Italia, sul futuro dell'Italia, hanno deciso di scommettere sul futuro delle industrie italiane, e la realizzazione di questo accordo in Kuwait oggi, con questi 500 milioni di euro che il Fondo Sovrano Kuwaitiano ha deciso di mettere per le industrie italiane, è una iniezione di fiducia straordinaria per il nostro Paese, che io vorrei che il nostro Paese cogliesse, perché il nostro Paese deve avere più fiducia in se stesso. Abbiamo e riusciamo a raccogliere fiducia nei Paesi che rappresentano oggi il polmone finanziario del mondo. E nessuno regala soldi a nessuno. Se si fanno degli investimenti così, vuol dire che si ha fiducia, perché se no non si metterebbero, non verrebbero messi 500 milioni di euro per lo sviluppo della capitalizzazione delle imprese italiane. Segno che la fiducia nel nostro paese c'è. Io vorrei che ci fosse anche in Italia questa fiducia, perché ci sono tutti i motivi perché questa fiducia ci sia. Ci sono tanti problemi in Italia, c'è la disoccupazione che dobbiamo battere, ci sono tanti elementi di fatica sociale che sono dovuti alla crisi che da 5 anni sta flagellando l'Italia e il resto d'Europa. Ma oggi siamo in condizione di uscire da questi problemi con forti e profondi programmi e progetti di sviluppo, grazie a questi finanziamenti e grazie al fatto che, per l'appunto, l'Italia, per uscire dalla crisi, deve trovare soldi al suo interno, ma deve trovare soldi anche fuori da sé, perché se noi pensiamo che usciamo dalla crisi soltanto trovando i soldi negli angoli di tutti gli anfratti del nostro paese, certo dobbiamo fare anche quello, ma i soldi sono anche fuori dal nostro paese, ce ne sono tanti che stanno cercando occasione. Qui nel Golfo abbiamo dimostrato ai nostri interlocutori un'Italia che merita fiducia. I nostri interlocutori hanno deciso di dare fiducia all'Italia. Questo per me è una grande soddisfazione, quindi io tornerò in Italia, affronterò le discussioni che avremo per rendere ancora più forte questo senso di fiducia, discussioni politiche, discussioni con gli alleati, discussione dentro
il PD e dentro i nostri partiti, sapendo che la strada è quella giusta. E io penso che il fatto che la strada sia quella giusta è dimostrato da questi investimenti. Investire con le parole è facile, investire con 500 milioni lo si fa soltanto se la fiducia è reale. Presidente, Nadia Zikowski del TG2, dunque questi soldi che arrivano da fuori, i soldi che sono all'interno del paese, vanno in qualche modo protetti. Ieri il rapporto dell'Unione Europea sulla corruzione, il governo ha in mente una strategia per intervenire su questo problema? Oltre alla disoccupazione c'è anche questo. Sì, da Bruxelles ieri è arrivato un warning molto forte. E io penso che sia giusto che Bruxelles frusti i paesi su questo tema. E sono convinto che sia giusto che Bruxelles frusti anche l'Italia, se l'Italia lo merita, perché sappiamo che purtroppo i temi della corruzione, dell'illegalità sono ancora molto forti. Motivo per il quale attorno a questi temi lavoreremo, nei prossimi giorni vedrete degli elementi, però ovviamente di questo vorrei parlare quando tornerò a Roma, perché è un dossier sul quale abbiamo già da diverso tempo alcune riflessioni, una parte di lavoro che è pronto, ma sarà una delle questioni che affronteremo nelle settimane prossime. E appena tornato a Roma, oggi vorrei che concentrarmi sul fatto che la notizia oggi è l'investimento del fondo kuwaitiano sulle nostre imprese. È una notizia di straordinaria importanza, una notizia che da troppo tempo non c'era una notizia simile in Italia. È un'iniezione di fiducia straordinaria, vorrei che il paese intero la cogliesse per quella che è. Sono Enrica Agostini di Rai News 24. Presidente, questi ottimi successi qui, lei dice questi paesi credono nella stabilità italiana. Può orgogliosamente rivendicare che probabilmente, visto che in Italia insomma di stabilità davvero se ne sta parlando poco, che possa essere fiducia nella sua particolare persona? Non ho mai posto le questioni in termini personali, quindi è fiducia nel lavoro che il governo sta facendo. Il governo sta facendo bene, con grande sforzo, e sta portando a casa i risultati. Questi sono risultati, questi sono fatti. E io metto questi fatti ovviamente all'attenzione di tutta la pubblica opinione italiana e naturalmente degli imprenditori. Ecco, spero che Confindustria, per esempio, colga quello che è successo in questi tre giorni e dia dei giudizi che siano dei giudizi anche di fiducia nel paese e non soltanto di disfattismo, come purtroppo ogni tanto si sente. I'm Idris from Arab Times. Mr. Prime Minister, I want to know what Italy's position is vis-à-vis the Iran nuclear issue. And then, secondly, what solution do you have regarding the refugee, you know, issues around Lampedusa? Thank you. First of all, about the refugees, we worked last year on these issues with our European allies, of course. We raised this military humanitarian mission named Mare Nostrum. It was very important for rescuing people. We saved 4,000 lives in the Mediterranean. Today we are preparing the European Council in June for a discussion on new rules about how to help refugees and how to have a separation between the refugees issue and the other migration flows issues, because of course it's a completely different dossier and it is necessary to deal with these two dossiers in a different way. So the European Council in June will discuss on these issues, and Italy will continue to be very
on the dossier to try to find new solutions and to help refugees. As Italian government, we decided to help refugees putting money in a UN fund for helping Syrian refugees. It was for us a duty, because it was absolutely necessary to not to leave to leave them alone. I visited the refugees camp in Lebanon. I was really shocked. I was impressed by the situation, for instance, of a country of 4 million inhabitants with 1 million refugees from Syria. Last week, I met in Rome the President of the Republic of Turkey, Abdullah Gül. And in Turkey, too, the presence there of 700,000 Syrian refugees is creating more and more problems. So we have to deal with this refugees problem. About Iran, of course, we want to deal with the international community, the situation. We want to apply the rules. We want to apply the rules on the nuclear dossier, and we think that the agreement of the 5+1 discussion with Iran some weeks, months ago, are in the right direction. Of course, we have to work very, very hard on that. We will help the international community. The Italian Minister for Foreign Affairs visited Tehran, and we will continue to push Tehran to continue on the right direction. The right direction is to apply the UN decisions on nuclear, and we want Iran applying the UN decisions, and Italy will push for the application of the UN decisions. I think I have time just for one final question. I don't know if I can follow up on, can you give me an estimate of how many Syrian refugees Italy has taken in so far? It's difficult to say. It's difficult to say today figures on that, so I'm not able to give you figures. I can say that the instability in the Mediterranean created a big humanitarian problem in the Mediterranean. And so Italy saved 4,000 lives, and lives of people ready to die, and rescued other thousands of people there in the Mediterranean during our military humanitarian mission. Some of them were from Syria too. The big part of them came from Eritrea, Somalia, and other countries. So we will continue to work on that issue, but we think that the only possibility is to work jointly with the United Nations. It's absolutely necessary to work with them, because only with a centralized common work we can arrive and we can reach the agreements, and we can reach an efficient way to rescue people, to save people, and to give human rights, to respect of human rights to the Syrian refugees. So I think it will be very important, this kind of work we will do. One final question, madam. Yeah. We will have discussions soon with the Minister for Foreign Affairs of Egypt. It will be an important discussion.
because we think that Egypt is so important, and we will work with Egypt closely, strictly. It will be a very important work together, because we need Egypt on the stage. We need Egypt again there, able to play the fundamental role that Egypt can play. And we would like to help Egypt to play this role. This is why we discussed about Egypt, and I think that maybe we can be a little bit more optimistic towards the future of Egypt. Ultima. Prego, torno a casa col sorriso sulle labbra, ovviamente stanco, perché immagino che anche i giornalisti italiani che mi hanno seguito in questi giorni non si siano riposati in questo tourbillon di incontri che abbiamo fatto nei principali paesi del Golfo. Molto stanco, però veramente col sorriso sulle labbra, perché ho colto qui, nella parte del mondo che è il polmone finanziario del mondo, là dove si investe, laddove c'è bisogno di fiducia, ho colto segnali molto positivi. E quindi torno a casa col sorriso sulle labbra, convinto sempre di più che la strada è quella giusta, e questi problemi poi, a cui lei faceva riferimento, li affronteremo quando saremo nella nostra bella e assolata Roma. Grazie.